È un dolce che viene fatto soprattutto nel periodo di Sant'Antonio. Nel periodo di Sant'Anna nel nostro paese è dato in dono alla Santa come voto per le donne in dolce attesa o che desiderano insomma avere un bambino. Si lavorava rigorosamente a mani e questo procedimento appunto con le mani in sardo si definisce cariare. Lavati i panni, ecco che venivano posti all'interno di zacoffa, questa è la nostra attuale bacinella, recipiente in canna che le donne ponevano sopra il loro capo per trasportare poi a casa i panni. Lo mandamos a sparte. E poi venivano stesi una volta arrivati a casa, solitamente sopra cespugli di rovo. Una sensibilizzazione rispetto alla capacità di Uniferi di dare un domani ovviamente in maniera più organizzata e sensibile la visione di una Sardegna antica che può far vivere correttamente anche economicamente, ovviamente in un contesto culturale chiaro, appunto dai siti archeologici, la nostra comunità, dando in questo fiducia ovviamente alle leve più giovani, cercando di sensibilizzare innanzitutto a una conservazione dei contesti ambientali e archeologici, che ovviamente si rifanno anche a quella che è la vicinanza al contesto agropastorale, e dando però anche una possibilità in più a livello di accoglienza. Alcuni monumenti di Uniferi sono stati inseriti nella tentative list dell'UNESCO, su cui noi stiamo preparando un dossier per la candidatura e per l'inserimento quindi di tutti i monumenti dei monumenti della tentative list nella lista del patrimonio mondiale. E poi te la nostra a parole più trau, e poi te la nostra a parole più trau. E poi te la nostra a parole più trau, e poi. I'm gonna go to the hospital.